Avete mai sentito la potenza di una connessione così profonda da farvi sentire tutt'uno con l'universo? Quel momento in cui tutto sembra avere un significato, ogni evento sembra intrecciarsi in un disegno divino più grande di quanto possiate comprendere. Questa è l'energia del Sahasrara, il chakra della corona. È il ponte tra la nostra coscienza umana e l'infinita saggezza universale, il portale attraverso il quale possiamo accedere alla nostra più alta verità. Ma cosa accade quando questo ponte è bloccato o squilibrato? Quando perdiamo quella connessione vitale, tutto nella nostra vita sembra disallineato, come se fossimo separati dalla nostra vera essenza. Ora, immaginate di riuscire a ripristinare questa connessione, di aprire quel canale verso l'illimitato e di sentire nuovamente quell'abbraccio cosmico che vi avvolge in una pace profonda e duratura. È esattamente questo che esploreremo oggi su Whispers of Wisdom. Questo viaggio vi porterà a comprendere come il Sahasrara, situato sulla sommità della vostra testa, è il centro energetico più elevato e potente del vostro corpo. Quando è aperto e in equilibrio, sperimentate una connessione diretta con il divino, una consapevolezza che vi guida verso la verità universale, verso la vostra missione spirituale più alta. È in questo stato che ci sentiamo pienamente completi, che le nostre intuizioni si manifestano con chiarezza cristallina e ogni passo che facciamo è accompagnato da una sensazione di scopo e di unità. Ma il percorso non è sempre lineare, e a volte il Sahasrara può trovarsi in uno stato di squilibrio. Quando accade, ci sentiamo separati dalla nostra spiritualità, distanti da quella forza superiore che ci guida. Questo squilibrio può manifestarsi come confusione, frustrazione e una sensazione di vuoto, come se il mondo intorno a noi non avesse più senso. Tuttavia, la cosa più importante da ricordare è che questa connessione può sempre essere ripristinata, e oggi scopriremo insieme come fare. Mentre ci immergiamo in questa esplorazione profonda, vi invito a rimanere connessi con Whispers of Wisdom. Iscrivetevi al canale, attivate la campanellina e lasciate un like per supportare il nostro lavoro di illuminazione spirituale. Ogni gesto di sostegno è un passo verso la creazione di una comunità sempre più forte e consapevole. Commentate e condividete i vostri pensieri e le vostre esperienze, perché siamo tutti parte di questo viaggio collettivo. 1. Il potere del Sahasrara in equilibrio. Il Sahasrara, quando è in equilibrio, rappresenta la vera essenza del nostro essere, la porta aperta verso il divino. Ma prima di esplorare la meraviglia di questo stato, dobbiamo riconoscere la realtà cruda e dolorosa che si manifesta quando il chakra della corona è chiuso. Quando il Sahasrara è bloccato o squilibrato, si sente una disconnessione terribile e profonda, come se fossimo tagliati fuori dal flusso dell'universo stesso. Ci si ritrova intrappolati in un mondo caotico, dove ogni passo sembra privo di direzione e dove la mancanza di scopo soffoca l'anima. In questo stato, la vita diventa un costante susseguirsi di giornate vuote, in cui la spiritualità sembra solo un'idea lontana, irraggiungibile, quasi una fantasia. Il cuore è pesante, la mente è confusa e la sensazione di separazione si intensifica ogni giorno di più. È come vivere in un labirinto senza via d'uscita, persi in una nebbia fitta di frustrazione e incertezza. Ma non è questo il nostro destino. Il potenziale del Sahasrara è ben oltre questa oscurità temporanea. Quando finalmente ci permettiamo di aprire questo chakra e riportarlo in equilibrio, qualcosa di straordinario accade. È come se la nebbia si dissipasse di colpo e una luce chiara e pura iniziasse a irradiarsi dall'alto. L'equilibrio del Sahasrara è il ritorno alla nostra essenza divina, al nostro diritto di nascita spirituale. In questo stato, ogni cosa sembra allinearsi perfettamente. La confusione svanisce e al suo posto emerge una chiarezza straordinaria. Ci sentiamo connessi non solo a noi stessi, ma a tutto ciò che ci circonda. L'universo smette di essere un caos incomprensibile e diventa un flusso armonico di energie che si muovono in perfetta sincronia con il nostro essere. Questa connessione profonda ci permette di accedere a una fonte infinita di saggezza, una saggezza che non proviene dalla mente razionale, ma da una conoscenza antica e universale che risiede nel cuore di ogni cosa. Sentiamo la presenza del divino in ogni respiro, in ogni esperienza, e sappiamo, nel profondo, che tutto ciò che accade nella nostra vita ha un senso, anche le sfide più difficili. Quando il Sahasrara è in equilibrio, la vita stessa diventa una meditazione, un dialogo continuo con l'universo. Non ci sono più ostacoli, non c'è più paura, solo un'immensa pace interiore che ci guida verso la realizzazione più alta della nostra anima. In questo stato di armonia, ci rendiamo conto che non siamo mai stati soli,
nemmeno nei momenti più bui. L'universo ha sempre avuto un piano per noi, e il Sahasrara, aperto e bilanciato, ci permette di vedere e comprendere quel piano. 2. Il dolore del disequilibrio e il risveglio del Sahasrara. Quando il Sahasrara è in disequilibrio, è come se un'ombra calasse su tutta la nostra esistenza. Sentiamo un senso di vuoto indescrivibile, come se fossimo separati dalla nostra stessa anima. Non c'è nulla di più devastante che sentirsi scollegati dalla propria essenza spirituale, isolati dall'universo. Tutto perde significato. Le domande esistenziali che affiorano continuamente: perché sono qui? Qual è il mio scopo? Sembrano rimanere senza risposta, risucchiando ogni traccia di speranza e lasciandoci intrappolati in una spirale di frustrazione. È un dolore profondo, silenzioso, che spesso non riusciamo nemmeno a esprimere a parole. La mancanza di connessione al divino ci lascia smarriti, privi di direzione, come se fossimo naufraghi in un mare di confusione senza fine. Ogni passo sembra inutile, ogni obiettivo lontano e irraggiungibile. Eppure, anche in questo stato di profondo squilibrio, la verità è che non siamo mai veramente tagliati fuori dalla fonte divina. È il nostro ego, il nostro senso di separazione, che crea questa illusione di disconnessione. La verità è che la luce del Sahasrara non si spegne mai davvero, anche nei momenti di maggiore oscurità. Siamo noi che abbiamo perso la capacità di percepirla. Ma è proprio in quei momenti di maggior dolore e disorientamento che si nasconde l'opportunità più grande. L'opportunità di risvegliare il nostro vero potere, di riallinearci con l'universo e riconnetterci alla nostra spiritualità più profonda. Quando iniziamo a risvegliare il Sahasrara, è come riaprire una finestra dopo una lunga tempesta. L'aria fresca della consapevolezza inizia a fluire, spazzando via le nubi della confusione. Improvvisamente, tutto ciò che sembrava opprimente e insensato inizia a prendere forma e significato. La luce del divino, che era sempre stata lì, inizia a risplendere nuovamente dentro di noi. Sentiamo un senso di pace che non deriva dal mondo esterno, ma da una connessione interna profonda, indistruttibile. Ci rendiamo conto che ogni momento di dolore e disorientamento ci stava in realtà conducendo a questo risveglio, spingendoci a guardare dentro di noi, dove la verità ultima ci attendeva pazientemente. Il risveglio del Sahasrara non è solo un ritorno alla pace, è un ritorno alla nostra vera natura. In questo stato, ci sentiamo parte integrante dell'universo, non più separati o soli. Ogni azione, ogni pensiero, ogni emozione è guidato da un senso di unità, da una comprensione più alta di ciò che siamo veramente. Non c'è più spazio per il dubbio o la paura. C'è solo una profonda, incrollabile certezza che siamo esattamente dove dobbiamo essere e che l'universo ci sostiene in ogni momento del nostro viaggio. 3. La rivelazione della connessione divina. Quando ci troviamo completamente disconnessi dal Sahasrara, la sensazione è di un abisso senza fine. Ogni cosa che ci circonda sembra perdere colore, come se la vita stessa fosse svuotata della sua essenza. Ci sentiamo come ingranaggi di un meccanismo che non comprendiamo, spinti a vivere una quotidianità priva di senso. È un'esistenza in cui le domande sul nostro scopo vengono soffocate dal rumore incessante del mondo materiale, dove la spiritualità diventa un concetto distante, quasi irraggiungibile. Questa assenza di connessione ci fa percepire la realtà come ostile, frammentata, priva di quella coerenza che cerchiamo disperatamente di ritrovare. È il vuoto che ci annienta dall'interno, facendoci dubitare non solo del nostro percorso, ma anche della nostra stessa esistenza. Ma proprio in questo vuoto, in questa apparente disconnessione, si nasconde una verità potentissima. Nonostante le apparenze, non siamo mai veramente separati dal divino. Questo è il paradosso del Sahasrara. Anche nei momenti in cui sembra che ogni cosa ci sfugga di mano, quando l'oscurità ci avvolge e la sensazione di essere soli ci opprime, l'universo è ancora lì, presente, connesso a noi in modi che non riusciamo a percepire. Il problema non è nella realtà, ma nella nostra incapacità di vedere oltre le illusioni che creiamo. È come se avessimo chiuso gli occhi a quella luce superiore che, in realtà, non ha mai smesso di splendere. Il risveglio del Sahasrara è un ritorno alla vera comprensione. Quando finalmente riusciamo a riallinearci con questa energia superiore, non stiamo solo trovando una nuova chiarezza, stiamo ritrovando noi stessi. La connessione con il divino non è un premio da conquistare, è il nostro stato naturale, la nostra condizione essenziale. Il Sahasrara, una volta aperto, ci permette di vedere il mondo con occhi nuovi.
Le stesse circostanze che prima ci schiacciavano ora ci sembrano opportunità di crescita, e le sfide che ci sembravano insormontabili diventano momenti di trasformazione. Tutto ciò che prima percepivamo come negativo, come inutile, diventa parte di un disegno più grande che finalmente iniziamo a comprendere. Questo ritorno alla connessione con l'universo porta con sé una consapevolezza straordinaria. Ci rendiamo conto che non siamo mai stati soli. La separazione era un'illusione creata dalla nostra mente, dai nostri timori e dalle nostre insicurezze. Ma ora, con il Sahasrara in equilibrio, sperimentiamo la vera unità con tutto ciò che ci circonda. Ogni respiro, ogni pensiero, ogni emozione è parte di un'armonia più vasta, di un universo che opera sempre per il nostro bene. La rivelazione della connessione divina non è solo una nuova consapevolezza, è una rinascita. E in questa rinascita comprendiamo che siamo co-creatori della nostra realtà, che siamo in grado di manifestare la nostra più alta visione, perché siamo supportati da una forza che trascende ogni limite terreno. Il Sahasrara, la porta verso l'illuminazione. Il viaggio che abbiamo intrapreso attraverso il Sahasrara ci ha condotto al cuore della nostra stessa esistenza, rivelandoci tanto il buio della disconnessione quanto la potenza luminosa della nostra connessione divina. La verità che emerge da questa esplorazione è profonda. Non importa quanto ci sentiamo persi o distanti, l'essenza divina è sempre presente, pronta a guidarci verso la luce, verso l'unità. Il Sahasrara, quando è risvegliato e in equilibrio, ci porta a vivere in una realtà in cui tutto ha significato, ogni sfida diventa un'opportunità e ogni passo ci avvicina al nostro scopo più elevato. Eppure, dobbiamo essere consapevoli che il vero risveglio non è un evento istantaneo o una semplice conquista. È un processo continuo, un invito costante a riconnettersi, a lasciare andare ciò che ci separa dalla verità e a riscoprire la nostra natura spirituale. Ogni giorno possiamo scegliere di aprire quella porta, di riconoscere la luce che è sempre stata dentro di noi e che ci collega con tutto l'universo. Questa consapevolezza trasforma completamente la nostra esperienza di vita, rendendo ogni momento sacro, ogni incontro significativo e ogni passo parte di un cammino verso l'illuminazione. È proprio questa connessione che ci permette di realizzare che non siamo mai stati soli nel nostro viaggio. L'universo ci sostiene, ci nutre e ci guida, anche nei momenti più difficili. Quando il Sahasrara è aperto, vediamo con chiarezza la perfezione del grande disegno, ci affidiamo alla saggezza universale e ci abbandoniamo alla pace interiore che viene dall'essere allineati con il tutto. Non c'è più divisione tra noi e il divino, non c'è più paura o dubbio. C'è solo la certezza profonda che siamo parte integrante di qualcosa di molto più grande di noi, una rete infinita di amore e saggezza che ci sostiene in ogni istante. Se senti che questo messaggio ha risuonato dentro di te, che ha toccato corde profonde della tua anima, allora ti invitiamo a rimanere con noi in questo percorso di crescita e scoperta su Whispers of Wisdom. Iscriviti al canale, attiva la campanellina per non perdere nessuno dei nostri prossimi video e lasciaci un like per farci sapere che questo contenuto ha parlato al tuo cuore. Commenta con i tuoi pensieri, condividi con chi pensi ne possa trarre beneficio, e insieme continueremo a esplorare i misteri della spiritualità, illuminando ogni passo del nostro viaggio con la luce del divino.